Io sono un universitario al primo anno di economia che, oltre appunto a studiare, guadagna 800 euro al mese da ormai 3 mesi e oggi vi spiegherò come faccio. Dunque, la cosa è molto semplice, diciamo che non c'è trucco e non c'è inganno. Io lavoro. Sì, insomma, stiamo parlando di un classico lavoro. Io faccio un part-time che va dalle 16 alle 20 ore a settimana, più nello specifico possiamo dire un tirocinio extracurricolare, ok? Quindi un tirocinio ma non legato all'università e quindi in cui mi possono pagare. Perciò il mio non è ancora un contratto effettivo di lavoro da dipendente, ma appunto è un contratto da tirocinante. Che lavoro faccio? Faccio un lavoro d'ufficio, possiamo definirlo, ecco. Ossia un lavoro per cui non serve nessuna specifica competenza, quindi non serve una laurea, serve saper usare un minimo il computer, ok? Però comunque si tratta comunque di competenze molto semplici che appunto per essere imparate necessitano solamente di qualche giornata, massimo una settimana di affiancamento ad un collega che appunto le sappia fare, che ve le insegni. Come mi sto trovando a fare sia università che a lavorare nello stesso momento? Questa è un po' la domanda cruciale, cardine del video, se vogliamo. Insomma, per addentrarci in questo aspetto vi devo far vedere un po' anche qual è il mio orario settimanale all'università. Dunque, all'università partiamo dal presupposto che io faccio il martedì, il mercoledì e il giovedì lezione, il lunedì e il venerdì non ho lezione, tranne nel caso in cui ci siano dei recuperi da fare o appunto cose diciamo straordinarie, eccezionali. Ecco, è capitato che ci fosse qualche recupero da fare il lunedì, ma l'ho saltato. Faccio il martedì comincio a mezzogiorno e finisco alle 5 e un quarto, il mercoledì comincio alle 10 e un quarto e finisco alle 5 e un quarto, il giovedì comincio alle 3 e tre quarti appunto del pomeriggio e finisco alle 7 di sera. Adesso si andranno ad inserire nei prossimi mesi anche un'altra ora e mezza che probabilmente sarà il martedì più tardi, quindi il martedì fino alle 7, che sarà esercitazione per l'esame di matematica, ma in ogni caso comunque per ora le ore effettive sono queste. Vi devo specificare anche che io non faccio l'università nella città in cui vivo, vivo a Parma, ma non faccio l'università di Parma, faccio l'università di Modena, il che appunto mi richiede il fatto che devo fare il pendolare, ossia che quando ho lezione per esempio a mezzogiorno devo prendere il treno alle 11:08 nella stazione che sta a 10 minuti e un quarto d'ora di macchina da qua. Mi contate che se ho lezione a mezzogiorno io esco di casa sempre verso le 10:40. Insomma, stessa cosa, se finisco alle 7, io ho il treno alle 7 poi 23, quindi torno a casa verso le 8:10. Questo un po' per darvi l'idea di quali sono i miei orari a livello universitario. Come si incastra il lavoro e gli orari di lavoro in questo palinsesto, diciamo? Il lunedì faccio dalle 8 alle 3, il martedì non faccio niente, il mercoledì neanche, perché ho l'università tutto il giorno praticamente. Il giovedì faccio dalle 9 alle 1 al lavoro, quindi solo la mattina 4 ore, e il venerdì di nuovo dalle 9 fino alle 3 e 4, anche il lunedì, infine non sono mai le 3 precise, sono sempre più le 4, perché l'idea sarebbe quella di fare 4 ore appunto il giovedì, mentre il lunedì e il venerdì di farne 6 circa, ma contando che poi all'una c'è la pausa pranzo, diciamo si mangia, e una pausa pranzo che di solito dura mezz'ora, 40 minuti, quindi poi quelle mezz'ora, 40 minuti servono da recuperare diciamo dopo le 3 per fare effettive 16 ore. Ma comunque non guardano molto a queste cose, ecco, l'importante è che faccia quello che devo fare. Posso effettivamente dirvi quali sono i pro e quali sono i contro. Il pro di appunto lavorare e studiare è sicuramente lo stipendio, è un'entrata extra, e extra diciamo è la mia unica entrata, extra perché prima comunque i miei genitori mi davano la paghetta, e che comunque era una buonissima paghetta, non mi sono mai lamentato. Adesso però sono sicuramente indipendente, perché non, appunto, non devo più basare le mie spese su quello che mi danno loro, ma ho una mia entrata fissa. E appunto, non ve lo nascondo, ve l'ho detto anche prima, è di 800 euro al mese. Adesso che sto facendo un contratto di tirocinio, dopo, quando farò un mio contratto di tirocinio, scade al 23 dicembre, dopo dovrò fare un contratto da dipendente e perciò vedremo anche come aggiustare lo stipendio. Io ho detto 16-20 ore a settimana perché sarebbe di 20 ore a settimana il mio contratto di tirocinio e retribuito appunto 800 euro al mese, quindi 10 euro all'ora. Facevo 20 ore a settimana quest'estate perché comunque riuscivo a fare 4 ore tutte le mattine e quindi
appunto ci arrivava a 20, arrivò a 20 ore con, diciamo, agilità, mentre invece adesso 20 ore mi viene un po' dura, perché se dovessi fare dalle 9 alle 5, dalle 9 alle 5 e mezza, appunto sia lunedì che venerdì, dopo mi verrebbe difficile anche magari studiare, fare sport, fare tutte quelle altre cose che faccio nella mia vita, e perciò ho preso accordo, possiamo dire così, per appunto fare queste 16 ore per questi mesi di università. Un altro pro è sicuramente il fatto che questa esperienza che vado sul mio curriculum, e quindi io la posso sfruttare in un prossimo futuro per trovare lavoro. Passiamo incontro. Lavorando impiego queste 16 ore del mio tempo che altrimenti potrei impiegare in altre cose. E quindi stiamo parlando di meno tempo libero, meno tempo per hobby, quindi sport, qualsiasi tipo di hobby, come può essere questo del mio canale YouTube, e meno tempo anche per amici e ragazza, e diciamo anche poca vita universitaria, perché alla fine io non riesco mai a, non so, magari andare prima all'università per studiare o trovarmi quell'altro giorno con i miei compari di università per studiare, perché appunto io lavorando non lavorare, ecco, studio un po' nei momenti liberi che ho durante il weekend, appunto un po' qualche ora dopo il lavoro, ma sicuramente non posso, essendo neanche fuori sede, se no io pendolare, non posso prendermi su e andare a Modena per studiare quell'ora e poi tornare indietro, viene un po' dura. E quindi, insomma, già io essendo pendolare farei fatica a vivere la vita universitaria, essendo che lavoro anche, la mia vita universitaria è praticamente nulla. E questo è un po' il contro principale, se vogliamo. Tutti parlano bene di questa vita universitaria, ma io alla fine non riesco a viverla. Perciò avviamoci un po' alla fine del video. Vi consiglio di lavorare mentre studiate, mentre siete all'università? Diciamo che dipende, ma da cosa dipende? Partiamo dal sì, come me fate un'università che non vi occupa tanto tempo, che ha poche, diciamo, vi prende poche ore, possiamo dire. Io faccio il martedì da mezzogiorno alle 5 e un quarto, faccio il mercoledì dalle 10 e un quarto alle 5 e un quarto, faccio il giovedì dalle 3 e un quarto alle 7, praticamente neanche metà delle ore che ci sono in una settimana, insomma faccio poche ore, motivo per cui un impiego part time da 16-20 ore riesco, insomma mi ci sta, ecco. Conosco invece altre persone che fanno fisica qua a Parma, che hanno degli orari molto più stretti, diciamo, hanno molte più lezioni, perché fanno il lunedì e il martedì dalle 8 e mezza alle 12 e mezza, il mercoledì e giovedì dalle 8 e mezza alle 1 e mezza e il venerdì dalle 8 e mezza alle 6 e mezza, più qualche esercitazione anche loro sparsa nei pomeriggi che restano liberi. Per cui se fate un'università del genere è impossibile riuscire anche a lavorare, e forse se fate un'università come fisica, diciamo, io mi concentrerei sul frequentare le lezioni, sul cercare di essere il più partecipi possibile la punta all'università, perché è un clima totalmente diverso da quella che può essere un'università di economia, con numeri molto più grandi, con un ambiente appunto totalmente diverso anche nel rapporto tra professori e studenti. Sì, se sentite il bisogno di iniziare a guadagnare. Io sentivo questo bisogno di non voler più gravare sui miei genitori, tanto comunque noi siamo sempre stati una famiglia benestante che non aveva avuto problemi, ma io ho sempre sentito questo bisogno di non voler far spendere ai miei genitori dei soldi per me, insomma, o quantomeno non troppo. E quindi appunto anche voi, se sentite questo bisogno, ci sta trovare un lavoro per iniziare a guadagnare e per potervi togliere i vostri sfizi da soli. Passiamo all'altro lato del dipende. No se fate un'università con tante ore, come ho detto prima, ho fatto l'esempio di fisica, perché se la vostra scelta è stata quella di fare l'università e non di lavorare, il lavorare mentre fate l'università deve essere una cosa complementare, non deve andare a soppiantare l'università, perché appunto la vostra scelta era stata quella di fare l'università. No, se avete paura di andare in difficoltà con gli esami, perché è sempre vero che la scelta di andare a lavorare non è una scelta che vi portate dietro per tutta la vita, cioè neanche se adesso dite io adesso per quest'anno lavoro, dopo non potete più tirarvi indietro. Però, diciamo, uno, non figura bene, non figurate bene. Due, se siete come me, io sono uno che quando si prende un impegno poi lo porta a termine. Per cui se andassi in difficoltà con gli esami, saprei che, cioè so perché mi conosco, che a lavoro tanto ci andrei lo stesso, al massimo tirare qualcosa indietro dagli esami. Ma io sono abbastanza sicuro comunque di non andare poi in difficoltà con gli esami, almeno spero di no, però comunque sto cercando di organizzarmi bene e tutto, e se avete dei dubbi di non riuscire a farcela con gli esami a causa appunto del lavoro, di non riuscire a studiare, di dopo fallire nell'università,
è meglio concentrarmi appunto sull'università e basta, anche perché poi i soldi che guadagnate li dovete andare a spendere poi in anni ancora di università, essendo voi magari poi diventando fuori corso. Ultima sezione, se vogliamo, di questo video, un consiglio bonus. Vi ho tenuto nascosto per tutto il video, ma adesso ve lo dico. L'azienda in cui lavoro è l'azienda in cui lavora anche mio papà, okay? Perciò diciamo che sono entrato un po' facilmente, ecco, se vogliamo, non è che ho dovuto cercare lavoro su LinkedIn o cose del genere. Mi ho detto, ai miei, guarda, sì, insomma, vorrei iniziare a lavorare per questo motivo. Mio papà ha detto, ok, potresti venire a lavorare con me, facciamo questo cosa qua. Mio papà non lavora nel mio stesso ufficio, lavora in un'altra sezione, ecco, dell'azienda, però comunque tutti lì, diciamo, mi conoscono come il figlio di Massimo, ecco. Perciò il mio consiglio bonus è se potete andate con qualcuno che conoscete, perché appunto non dico che avrete la strada più facile, ma comunque non sarà un ingresso troppo brusco, se volete, e nel caso in cui abbiate qualche problema appunto con l'università, è tutta gente che conoscete, che conosce vostro padre, che magari vi conosce anche, che quindi saprà magari avere anche un occhio di riguardo per voi. Questo non vuol dire che fare favoritismi o cose del genere, o prendere uno stipendio senza lavorare, ma appunto avere semplicemente un occhio di riguardo, che nel caso in cui ci sia qualche problema, non siate, diciamo, lasciati allo sbando, ecco. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Il mio consiglio quindi è quello di cercare di avere un'entrata, diciamo, mentre si studia, se ce la si fa. Se no, fa lo stesso, ecco. È una cosa totalmente, diciamo, accessoria, se volete. Vi invito ad iscrivervi, a lasciare like, a anche un commento se volete dirmi qualcosa, darmi qualche consiglio. Era un po' che non facevo video, spero adesso di tornare più carico di prima. E non so se avete visto anche nuova attrezzatura o qualche nuova cosa, insomma, c'è qualche novità. Vi invito anche a seguirmi sugli altri social, ossia Instagram e Twitter, adesso c'è anche. Io spero di rivedervi in un prossimo video. Ciao!